ma anche grazie alla presenza dei numerosi giornalisti e operatori. Siamo qui a Palermo con Rita Bernardini, Elisabetta Zamparutti e molti altri compagni radicali che stanno animando questa carovana per la giustizia che sta attraversando l'isola. E dopo essere stati in Calabria a giugno, noi saremo 2 settimane qui. Ci siamo arrivati sabato e andremo avanti fino al 13 di agosto su 2 obiettivi fondamentali: quello di tentare di portare un po' di giustizia, di diritto in questo paese, tentare di salvare lo Stato di diritto. L'altro obiettivo è quello di rendere la giustizia più umana, soprattutto quella appendice carceraria della giustizia. E con Rita Bernardini siamo, il Partito Radicale, impegnati almeno nel tentativo di avere approvato la riforma dell'ordinamento penitenziario. Salvare la vita del diritto nel nostro paese, per noi, ma io credo per molti italiani, significa, coincide con salvare il Partito Radicale. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere 3.000 iscritti entro la fine dell'anno, altrimenti questo partito storico, oltre mezzo secolo di storia, è costretto a chiudere, ma per decisione che i congressisti del Partito Radicale hanno preso nel settembre scorso nel congresso che si è tenuto nel carcere di Retiro. Siamo venuti a Palermo, stamattina abbiamo fatto la raccolta delle firme al Pagliarelli, ieri a Luciardone, ma visiteremo e raccoglieremo le firme sulla proposta di legge delle Camere Penali sulla separazione delle carriere in tutte le carceri siciliane eccetto quello di Favignana. Ma non potevamo non venire a trovare Bruno Contrada, per 2 motivi fondamentali: perché Bruno ci lega a lui, direi, una storia che è iniziata già con Marco Pannella, con il quale Bruno si è incontrato più volte, e con Rita Bernardini, lo stesso Marco Pannella. Bruno è stato visitato nel carcere di Santa Maria Capovetra, quindi il primo motivo è proprio di umano, direi, di solidarietà umana. Il secondo è quello che coincide con la realtà della giustizia nel nostro paese. Bruno Contrada è un caso emblematico di decine di migliaia di casi, di persone che sono state, nei confronti delle quali c'è stato un accanimento giudiziario. La teoria di processi a cui sono stati sottoposti è stata tale, si è protratta per così tanto tempo, per cui si può dire che un processo che si definisce poi 10-15 anni è un processo ingiusto già di per sé. Quando a questo poi, ed è notizia dei giorni scorsi, si aggiunge anche una sorta di accanimento investigativo, per cui se c'è un'indagine in corso, bene, in quell'indagine, perché sia eclatante, ci deve essere il nome di un illustre personaggio, e in questo hanno trovato il nome di Bruno Contrada. Siamo qui per questo e lo ringraziamo per averci accolto con sua moglie in casa sua, pur nelle condizioni di salute sua e di sua moglie. È una storia lunga, antica, che ci lega anche alla persona Bruno Contrada, che noi stimiamo per quello che lui ha fatto nella sua vita, cioè il servitore dello Stato. Certo, anche qui aggiungo, dello Stato di diritto, no? Dello Stato genericamente inteso. Ce ne sono molti di servitori dello Stato. Quelli che finiscono nei guai sono quelli che magari vengono intercettati, nel doppio senso della parola, come il nome che serve per rendere l'inchiesta credibile o comunque comunicabile, notiziabile. Questo è quello che ci ha mosso e che ci ha spinto qui anche con questa tappa del carovana per la giustizia. Dottor Contrada, lei... Scusi un attimo. Sì, prego.
Diamo la parola a Rita Bernardini e poi se mai le domande. Bruno Contrada, grazie a Marco Pannella e alla sua attenzione ai problemi della giustizia, quindi stiamo parlando di tanti tanti anni fa, che me lo ha presentato come un servitore dello Stato, che era sottoposto dallo Stato stesso ad un trattamento veramente vigliacco da parte dello Stato. E abbiamo potuto seguire tutte le fasi di questa sua lunga sofferenza, perché di questo dobbiamo parlare. 25 anni di dolore, sofferenza profonda. Io non so quante telefonate ho potuto fare con la moglie di Bruno Contrada quando lui stava in carcere, e poi tutte le volte che ho potuto incontrarlo, lui stava in un carcere militare a Santa Maria Capua Vetere, c'era anche il carcere normale, insomma, la casa circondariale, e gli incontri sono sempre stati straordinari per ricchezza dei contenuti e di quello che si vuole continuare a fare per fare dell'Italia uno Stato di diritto, perché purtroppo non ho conosciuto ancora questo nostro paese che cosa vuol dire essere Stato di diritto. Quindi io sono particolarmente felice di essere qui, poi magari dopo telefoneremo ad un'altra persona alla quale io sono, si può usare il termine affezionata, credo, no? Io non sono ancora in grado di dare un giudizio che possa corrispondere alla verità, perché confesso di non aver capito che cosa mi sta succedendo, non l'ho ancora capito, devo studiarlo e analizzarlo bene. Io colgo questa occasione per ringraziare gli esponenti e il Partito Radicale per questa vicinanza e per questa manifestazione di solidarietà umana che in cui mi hanno dato prova oggi, venendo a trovarmi. E non parlerò neppure per un minuto della mia vicenda giudiziaria, perché se dovessi iniziare a parlare di questo dovremmo stare qui da oggi sino alla fine dell'anno e forse alla fine dell'anno venturo. Io mi limito a dire a coloro che mi ascoltano in questo momento o che mi ascolteranno nei prossimi giorni che nessuno dei fatti che mi sono stati contestati, addebitati, attribuiti, per cui sono stato condannato ad una pena di 10 anni, io ho commesso. Io non ho mai commesso azioni illecite, illegali, contrarie ai principi, alle norme dello Stato, del nostro Stato, della nostra patria. Al massimo credo di essere incorso qualche volta negli anni passati in qualche contravvenzione stradale. Oltre questo non ricordo di aver commesso nessun'altra azione illecita, illegale o contraria alle leggi del nostro Stato. Ho scontato la pena, accettandola, cioè non accettandola, rispettandola, anche se criticata, e l'ho appellata nelle sedi competenti, l'ho rispettata, e vorrei adesso che anche altri, specialmente di coloro che hanno preteso dai cittadini italiani il rispetto delle sentenze, cioè che hanno indossato la toga, che anche loro rispettino adesso
le mie sentenze, e parlo di quella della Corte Europea di Strasburgo e della Suprema Corte di Cassazione, ultima del 6 luglio. Di nuovo grazie. Dottore Contrada, in questi giorni la perquisizione perché riguarda questa inchiesta della DDA di Reggio Calabria su eventuale coinvolgimento di questo signore che chiamano faccia da mostro e quindi sono venuti a fare la perquisizione in casa, ma lei come replica a tutti questi presunti coinvolgimenti? Ma io non so nulla di questa inchiesta che sta svolgendo la Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Posso dire soltanto che non ho mai fatto servizio in Calabria, non mi sono mai occupato di strage e dei fatti che ho appreso leggendo i giornali o sentendo attraverso altri mezzi di comunicazione. Non me ne sono mai occupato e non ne so quasi nulla. Quindi non riesco ancora a capire che cosa vogliono da me. E questo signor Aiello lei lo conosce, dottore Contra? L'ha mai conosciuto? Ho un vago ricordo che circa 40 anni fa, sto parlando degli anni 70, forse dei primi anni 70, quindi 40-45 anni fa, c'era un agente alla squadra mobile, ma è stato per poco tempo, che mi sembra di ricordare che rispondesse ai connotati di questo, ma non ho un ricordo preciso, comunque con lui non ho avuto mai rapporti di nessun genere, non ricordo neppure in quale sezione, in quale compiti avesse questo qua, lo ricordo per i capelli lunghi e ricordo questa figura, anche chiedendo a qualche mio vecchio collaboratore, parlo di vecchi marescialli oramai da tanti anni in pensione, se ricordavano qualcosa di più preciso di questo, ma credo che sia stato per un breve periodo alla squadra mobile di Palermo quando io ero dirigente, cioè dal 1973 al 76. Quando sono arrivati alle 4 di notte cosa ha pensato? Se veramente non gradirei non parlarne. E io ho due figli, uno molto ammalato, anche di cuore, oltre che di disturbi psichici. E l'altro che in questo momento con la sua famiglia è in vacanza all'estero. Quando ho sentito bussare al citofono e ho sentito polizia, ho sentito sobbalzarmi il cuore, che è piuttosto debole, ma mi batteva, non lo so, come se volesse uscire fuori dal mio petto. Perché dicevo, Guido o Antonio? È successo qualcosa a Guido o Antonio? Perché non è che mi hanno detto, polizia, dobbiamo fare una perquisizione. Li ho fatti salire e quando mi hanno consegnato nelle mani quel pezzo di carta che parlava di perquisizione, mi sono sentito rinascere e ho ringraziato il Dio che si trattava di questo e non di qualcosa accaduto ai miei figli. Ecco, questo alle 4 di notte, da tenere presente che le perquisizioni secondo il codice di procedura penale devono essere effettuate dalle ore, non possono essere effettuate se non prima delle 20 e dopo le ore 7. Dalle 20 alle 7 si possono fare perquisizioni soltanto per eccezionali motivi di urgenza e di necessità. E in questo caso non c'erano assolutamente motivi di urgenza per fatti accaduti 20-25 anni.